Allora ragazzi, aggiornamenti, situazione turistica in Italia, informazione reale sul posto e sul campo. Lambenedetto, vera forza di informazione reale sul posto, ok? Non per sentito dire. 11 luglio, Svizzera, situazione turistica, cioè non spianata, ancora di più di spianata, cioè siamo a livello spianatissimo. Allora, mi trovo a Coldrerio, il primo autogrill che si trova appena entrati in Svizzera. Allora, questo autogrill di solito era strapieno di turisti perché comunque quelli che ritornavano dalla settimanina, le due settimane in Italia, comunque si fermavano tutti qui, un po' per far benzina, eccetera, non c'era nessuno. Ma soprattutto, la parte opposta. Dogana Svizzera. Entrata in Italia non c'è la minima colonna, ma di solito trovi colonna fino a qui. Qui così esattamente qui saranno almeno 3 chilometri di colonna. Allora, non c'è nessuno. Nessuno. Passa qualche macchina ogni tanto, vabbè, giusto qualche italiano che viene qui magari a far benzina, a farsi un giro, a prendersi una boccata d'aria, anche perché qua giri tranquillamente senza mascherine. Anzi, alla dogana i frontalieri svizzeri non hanno la mascherina, quelli di là gli italiani ce l'hanno, vabbè, a parte quello, vabbè. E qualche, magari trovi qualche ticinese che magari va a farsi ticinese, qualcuno che abita in Ticino, che magari va a farsi la spesa, non so. Turisti tedeschi? Dove? Zero. Olandesi? Francesi? Boh. Allora, perché voi dovete capire una cosa, ragazzi. Questo qui non è un punto di passaggio micio mau mau. Questa è la porta d'entrata del turismo nord europeo, centro europeo, d'entrata. Cioè, a parte i bavaresi che vengono giù dalla parte di là, ok, dal Brennero, ma gli olandesi devono passare tutti da qua, i francesi la maggior parte passano tutti da qua, e gli svizzeri tedeschi passano tutti da qua. I tedeschi tutti dal lato, diciamo, centro-ovest, Stoccarda, Francoforte, Baden-Württemberg, Friburgo, Rheinland-Pfalz, su di sopra, Amburgo, passano tutti di qui. Cioè qui devono passare tutti da quella dogana, Brogeda, ci devi passare. Ma non se vuoi venire in Lombardia, se vuoi venire in Italia a fare il turista, ok? A parte, ripeto, i tedeschi che magari vengono giù da parte là, ma di qui ci passano tutti olandesi, francesi, belgi. Ragazzi, stanno arrivando quattro gatti, non sta arrivando nessuno, siamo a metà luglio, il turismo in Italia è un bagno di sangue. Trovi un po' di gente sabato e domenica al mare, perché sono gli italiani che si spostano, vanno là, si portano da casa il panino, mangiano un gelatino, vai ai laghi e trovi il turista dalla provincia di Milano che viene su e si mangia lì il gelatino. Ma il turismo è spianato, albergatori, ristoratori. Questi falliscono tutti. Il turismo in Italia è distrutto. In più, c'è viceversa, anche a noi non è che ce la passiamo bene. Meno male che ho messo, tra virgolette, un'opzione, diciamo, di cancellazione, poi vediamo, io voglio andare a fare qualche servizio alle Baleari per vedere com'è la situazione. Ma ho visto il video del buon Morris che è andato a Palma, che è giù a Palma, anche lì mascherine obbligatorie, casini,
Adesso mi hanno cambiato il volo, mi hanno messo le 6 di mattina, hanno cancellato gli altri, devi imbarcare la valigia. Stanno facendo di tutto, lavori in corso, in giro, stanno facendo di tutto per non far muovere la gente. E la gente meno si muove, più è impoverita, più gliene puoi fare di tutti i colori, la puoi più controllare. E situazione invece, nel momento invece, quindi l'economia reale è disastrosa, intanto le banche centrali continuano a iniettare liquidità, le borse salgono come non ci fosse un domani, i piccolini stanno pensando che magari, oddio, è finito, entriamo dentro che magari è finito. Ragazzi, non funziona iniettando liquidità mentre l'economia reale è completamente a terra. Prima o poi i nodi vengono al pettine. Qui a settembre-ottobre, al di là del fatto che ci possa essere una chiusura o non chiusura, ci sarà una spianata devastante. Turisti non se ne vedono. Non c'è turismo, non c'è niente, ragazzi. Non sta passando, non c'è. Venite qui, andate in dogana, vedete che non c'è colonna, ve lo posso garantire. Qui era strapieno di gente. Sabato è tutto spianato, ma turisti non ce ne sono, saranno tutti a Fuerteventura, saranno.